could just watch. Eccomi qua come al solito, ragazzi, bella a tutti dal Gabone. Siamo tornati con questo nuovo video, vi parlerò ovviamente del post partita dell'Italia. Vi premetto che mio fratello è scappato, non mi ha dato il tempo neanche 3 minuti di fare un post partita, se n'è andato via, quindi stasera lo faccio da solo. E che c'è sta da dire, ragazzi? Allora, primo tempo, ovviamente parliamo del Liechtenstein Italia. Io faccio sempre fatica a dire sto cavolo di nome, vabbè. Comunque sia, primo tempo da incorniciare, nei pronostici avevo detto mettete almeno un gol a Belotti, quindi marcatore Belotti e marcatore Immobile. Ragazzi, hanno segnato tutti e due. Quindi chi ha seguito il mio consiglio, ci ha beccato praticamente, sicuramente avete vinto qualche soldino. Detto questo parlo brevemente della partita, che secondo me il primo tempo è stato da incorniciare perché abbiamo fatto 4 gol, uno ogni 10 minuti, doppietta di Belotti, gol di Immobile e poi pure Candreva l'ha buttata dentro. Secondo tempo mi sembrava una partita di calcio praticamente di quelle che si vedono ai pratoni a Pasquetta, stessa identica cosa, una schifezza di quelle esagerate. Era importante vincere, non dico tanto, ma almeno 6-7-0 perché dovevamo migliorare la differenza reti. Stasera nel nostro girone la Spagna, che c'ha i stessi punti nostri, ossia 10, ha vinto un'altra volta. La differenza reti dice 14 più 14 per la Spagna, l'Italia più 7. Che cosa significa? Vi ricordo che le prime del girone passano direttamente alla fase dei mondiali, mentre tutte le seconde classificate, tranne la nona peggiore, perché sono 9 gironi ragazzi, quindi quella proprio peggiore di tutte, non passa per niente. Le altre 8 migliori seconde classificate con i sorteggi dovranno affrontarsi andata e ritorno, quelle che vincono ovviamente andranno alla fase finale dei mondiali. Il problema è che dobbiamo assolutamente mantenere almeno il secondo posto. Che cosa è successo? Ragazzi, stasera l'Israele ha vinto con l'Albania, si è portato a 9 punti in classifica e noi ce ne abbiamo 10, quindi non solo ci mette pressione, ma dobbiamo fare veramente attenzione a non subire colpacci. Non voglio immaginare un mondiale senza l'Italia, quindi io spero che nelle prossime partite riesca a continuare a vincere per qualificarsi appunto ai mondiali. Detto questo, ragazzi, visto che credo ci sia ben poco da dire, perché alla fine, vabbè, secondo tempo regalato, ma abbiamo comunque vinto 4-0, vi voglio dire quello che farò domani appunto sul canale. Domani sera uscirà un video gameplay e va bene così. Domani pomeriggio o domani verso le 13-14, non lo so, pubblicherò un video su tutto il resoconto della Serie A. Parleremo con mio fratello approfonditamente in pratica di tutte le squadre di Serie A. Quindi seguite questo resoconto perché è veramente fatto bene e parleremo appunto di tutte le squadre, di chi sta a giocare meglio, di chi sta a giocare peggio, di che cosa pensiamo della zona retrocessione, della zona Europa League, della zona Champions League e Scudetto. Detto questo, ovviamente ragazzi, se vi è piaciuto questo video mi raccomando mettete un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, link ai social network in descrizione, andate, iscrivetevi anche là e seguiteci perché facciamo veramente contenuti interessanti. Ah, raga, vedo appuntamento alla prossima, mi vado a dormire a sto giro perché non ce la faccio a uscire. Bella!